Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, bentornati. Allora, oggi vi parlo di un tipo di effetto, di effettistica vocale che ho utilizzato nel brano appena uscito di Tawan, prodotto da me. Facendo una brevissima premessa, quello che ho cercato di fare e di ottenere appunto dal percorso di Tawan, siamo al secondo brano uscito in collaborazione, quindi è un prodotto molto fresco, è stato il tentativo di cercare di comprendere prima di tutto il viaggio di questo ragazzo, soprattutto perché è giovanissimo, quindi lui è giovanissimo, io sono un po' più grande, bisogna trovare un punto di incontro. Il punto di incontro, diciamo, l'abbiamo trovato in questo genere a lui molto caro, che strizza l'occhio tra tutto ciò che è emo, trap, possiamo dire così, anche se stiamo un po' banalizzando, però è giusto per dare delle etichette molto chiare per cercare di comprenderci. Detto questo, Tawan è arrivato con questo provino di questo brano che si chiama Bene Male, e il brano aveva questa peculiarità dal punto di vista narrativo, a livello di scrittura, metteva in contrapposizione immagini di tutto ciò che secondo lui può far bene e può far male. Ho voluto provare a creare questo tipo di effetto nel ritornello che simulasse questa idea della distorsione, della sovralimitazione di una traccia. Avevo sentito per la prima volta questo tipo di effetto in un brano di Elijah Waters, si chiama Lose Control. Aveva questo effetto che appunto dava l'impressione di una distorsione, e poi ho scoperto che lo stesso effetto era stato usato ad esempio in Sunny di Billie Eilish. Allora sono andato a vedermi, studiarmi un po' come potevo proporre lo stesso effetto, e ho scoperto delle cose interessanti a livello di sound design, e ho provato a riproporlo sul brano di Tawan, perché questo effetto dà quasi l'impressione di un errore, e proprio per questo motivo mi sembrava sensato proporlo, proprio perché è qualcosa che al brano fa del male in realtà, cioè è una distorsione eccessiva, quindi c'è sempre questa contrapposizione anche a livello di mix tra bene e male, che volevo evidenziare e sottolineare. Siccome lui parla molto di sostanze psicotrope, mi dava l'idea che questa sorta di effetto potesse in qualche modo inscatolare questa voce in questo spazio nel mix, che in effetti fosse un po' stretto per quello che dovrebbe essere la mente e i pensieri di un ragazzo giovane di fatto. Quindi ho voluto provare a proporre questo tipo di effetto proprio per sottolineare, da un punto di vista produttivo e artistico, che si può giocare col suono anche da un punto di vista, diciamo, filosofico. Ovviamente qualcosa a cui tengo molto, e chi segue questo canale lo sa, e quindi insomma ho provato a ricrearlo, e come ho fatto adesso ve lo faccio vedere. Allora, l'effetto è il seguente. A farmi male non faccio bene. Apparentemente sembra quasi appunto questa distorsione che sovralimita. Se voi invece andate a vedere il meter qua, il volume, in realtà non c'è assolutamente nessuna clip, nessuna niente di niente. Allora, come è stato fatto questo effetto? Ho preso la voce e l'ho tagliuzzata nei punti in cui suonava il basso. Ho messo un 808 effettivamente piuttosto corposo, ma comunque un 808 normale, che non ha particolari distorsioni, niente di niente. Allora, che cosa ho fatto? Nei punti in cui ho tagliuzzato la voce, ho applicato una sign. Io ho utilizzato l'LFO tool, ma insomma va bene qualunque sign che moduli il segnale, e ho modulato il volume della traccia in questo modo. Ovviamente non basta applicare un'onda che moduli sul volume, dovete anche scegliere la frequenza in modo che sembri suonare insieme al basso. Per fare questo, in realtà, è una soluzione molto semplice. Voi potete prendere la nota di basso, andate a vedervi qual è la nota di basso che sta suonando. In questo caso sta suonando un sol diesis.
Allora, lì dove un consiglio, da un punto di vista produttivo, fate degli interventi di basso brevi, cioè non con dei bassi troppo lunghi, perché altrimenti l'effetto rischia di diventare un po' fastidioso. In questo caso abbiamo un Sol diesis e, come vedete, io sono andato a vedere qual è la frequenza corrispondente di Sol diesis, considerando che se la è 55 Hz sarà leggermente più bassa, sarà sui 50-53, andiamo a vedere. Infatti sui 53. A quel punto voi prendete la vostra sine e la mettete circa 53 Hz, comunque che suoni sulla frequenza della nota del basso, vedete, a 53, quindi ho semplicemente fatto un'automazione sulle frequenze. E in questo modo voi darete l'impressione a chi ascolta di sentire la distorsione, che quindi il limite, il sovralimitare della traccia proprio nel punto in cui suona il basso, che è una frequenza ovviamente molto ingombrante, quindi sembrerà quasi che ogni volta che entra quel basso il vostro pezzo si distorce, mentre invece voi in realtà state soltanto modulando l'oscillazione del volume sulla frequenza bassa del vostro basso. Fate attenzione che ovviamente ogni nota, questo lo dico per chi è meno avvezzo al mondo della produzione, ovviamente ogni nota singola ha degli armonici che risuonano alle ottave successive. Per rendere l'effetto ancora più efficace vi consiglio, ma questo ovviamente a gusto, di doublerarlo togliendo la parte centrale, in modo che il basso si senta molto bene in mezzo e che dia l'impressione quasi di aprire il suono e di splittarlo sui lati, come se il centro fosse talmente forte, quel basso sul centro, al centro del vostro mix, da non farvi percepire le altre cose. Infine ho messo un thermal, una distorsione, su un gruppo basso e voce. Vi faccio sentire come suonerebbe senza. Vedete, gli dà un po' di armonici, gli dà un po' di corpo e in effetti suona molto più intenso e più interessante. Fate attenzione poi, soltanto da un punto di vista di mix, a tenerlo ad un volume equilibrato rispetto al resto, non farlo uscire troppo, quindi di bilanciarlo con il resto della voce. L'effetto è tutto lì. Io spero che, insomma, abbiate trovato utile questo video. Se ovviamente provate a sperimentare in questo senso e volete, avete piacere di mandarmi le vostre sperimentazioni, scrivetemi su Instagram, il mio contatto Instagram ve lo lascio in descrizione, e mandatemi pure tutto quello che volete, sarò ben contento di ascoltarlo. Vi lascio i contatti di Tawan, o meglio Fantini, che ringrazio. Vi lascerà i contatti di Tawan. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. It feels like it's been